Pietro, non posso non partire dal gol perché insomma hai fatto anche quel gesto con la mano quando hai visto la palla dentro, come dire finalmente, l'avevi detto una settimana fa a Piacenza, non c'eri mai stato tanto tempo senza buttarla dentro, alla fine ce l'hai fatta. Sì, sì, è vero, è stato emozionante, mi sembrava come fosse stato il primo gol della mia carriera, però l'unico gol rammarico è che non ha portato i 3 punti e questo dispiace, però nel senso personalmente speriamo che mi sono sbloccato e niente, poi sono andato dritto dritto da mia moglie e mio figlio, quindi mio figlio oggi era allo stadio, mi ha portato bene, ora vediamo di farlo venire spesso. L'avevamo intuito che la dedica fosse proprio per lui, però ti abbiamo in qualche modo visto in un ruolo da seconda punta in cui, non lo so, forse ti trovi meglio? Diciamo che ho sempre fatto il terzo attaccante, però a giocare a due lì ho fatto anche a Martina Franca, a Castellammare, mi trovo bene perché faccio più corse in avanti e quindi poi manca fare la posta, ho fatto una partita davanti, ho fatto un gol, sarà un caso però, vabbè scherzo dai, però ti ripeto, no, lì mi trovo abbastanza bene, poi con Davide è tutto più facile, poi che lui ci gestisce, ci dà una mano. È un pareggio diverso da quello di martedì, anche se è arrivato alla fine come quello di martedì, però oggi la squadra dal punto di vista della prestazione può rimproverarsi poco, se non quella distrazione fatale su Pinardi, non lo so cosa ne pensi. No, ma sinceramente è un periodo che va storto, negli ultimi minuti secondo me dobbiamo stare un po' più attenti, perché poi come hai detto tu la prestazione rispetto alle ultime due partite si è alzata, la gamba comincia a girare meglio, anche al primo tempo l'abbiamo messi sotto e a Gian Erminio è una squadra che gioca a calcio, gioca molto bene, è normale. Adesso comincia a far caldo, noi stiamo lavorando bene, la gamba comincia a girare di più, ora dovrebbe venire fuori pure la prestazione. È il secondo pareggio consecutivo in casa, Piero, ti chiedo in chiave playoff che sensazioni hai tu che la squadra la vivi dal di dentro? No, ma io sono sereno perché ti ripeto, vedo ragazzi che la gamba gli gira meglio, quindi sono fiducioso, è normale che il pareggio mentalmente un po' ti butta un po' giù, però noi siamo sereni, lavoriamo in settimana tranquilli perché lo sai, l'obiettivo dei playoff, poi nei playoff le partite sono così come oggi, quindi niente, ci alleniamo per arrivare cariche ai playoff.